Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. In primo piano la situazione dei contagi nel territorio della provincia di Arezzo, che vede 10 nuovi casi, di cui però ben 7 nel solo capoluogo. Poi altri 3 comuni, Anghiari, Bibbiena e Sansepolcro, che hanno un caso ciascuno. Nella sud-est i casi salgono da 22 a 39. In ospedale ci sono sempre 10 ricoverati, 9 in bolla Covid e 1 in rianimazione. La stupidità umana a volte raggiunge livelli impensabili, possiamo definirli come i vandali degli alberi, di solito colpivano nella zona di Caprese Michelangelo, stavolta un episodio simile è accaduto nella zona nord di Sansepolcro, in via Battisti, dove una decina di alberi da frutto sono stati tagliati. Un gesto assurdo, al tempo stesso incomprensibile. Lo stesso proprietario non riesce a capacitarsi il motivo del gesto, non è rimasto che prendere atto della cosa e informare le autorità. Dobbiamo dire che accade anche questo. A Cavriglia inizia la seconda edizione del Festival Motu Mundi, attenzione puntata su clima e ambiente. Ci sono vari interlocutori che prenderanno parte a questa 3 giorni che si concluderà il prossimo 17 ottobre a Cavriglia, appunto, che interlocutori del mondo del giornalismo, del mondo ambientalista evidentemente e anche del mondo dello spettacolo, che porteranno ciascuno la propria testimonianza in base al proprio carico, al proprio bagaglio di esperienze. Queste erano le nostre breaking news.